Ciao a tutti amici e amiche di BPM Power, oggi vi presento un processore di ultimissima generazione, ovvero l'Intel Core i7 11700 con socket 1200 e di undicesima generazione. Vediamolo subito insieme, ma prima vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube per non perdervi nessun video e nessuna offerta. È una CPU a 8 core e 16 thread con una frequenza di base da 2,5 GHz e una turbo massima da 4,9 GHz. Ovviamente tutto questo è già visibile chiaramente sulla nostra scatola, è uno degli ultimi modelli usciti in grado di offrire altissime prestazioni in ogni situazione. Questa CPU è dotata di 16 MB di cache e risulta uno dei migliori processori sul mercato, specialmente se volete giocare. Il nostro 11700 Rocket Lake è basato su architettura Cypress Cove, un derivato dell'architettura Sunny Cove dei precedenti Ice Lake a 10 nanometri. La grafica integrata è invece basata su Intel Xe, molto simile a quella che troviamo nelle CPU Tiger Lake presenti nei computer portatili di recente fattura. Un'altra bella feature di questo 11700 è sicuramente l'Overclocking Thermal Velocity Boost, una nuova caratteristica che migliora alcuni parametri in modo da spremere ancora di più prestazioni dalla già ottima Thermal Velocity Boost. Sostanzialmente potremo spingere ancora più in alto la frequenza operativa del processore, ma sarà necessario avere un dissipatore all'altezza. E parlando di dissipazione, i Rocket Lake usano steam, ovvero un materiale che garantisce una maggior conduttività e facilita quindi la dissipazione del calore in eccesso. Per le prestazioni, il processore è stato abbinato a una RTX 3080. Abbiamo provato l'ultimo open world di Ubisoft, Assassin's Creed Valhalla, con il quale abbiamo ottenuto in risoluzione Full HD una media di 112 frame al secondo. Flight Simulator di Microsoft invece viaggia sereno sui 61, tutto ultra, sempre in Full HD. Nel complesso, questo è un processore di ultima generazione ricco di funzionalità e tecnologie utili per aumentare le prestazioni del vostro computer mantenendo più basse le temperature d'esercizio. Potete trovare il processore Intel Core i7 11700 su bpmpower.com cliccando sul link riportato qui in basso in descrizione. Se non l'avete ancora fatto, vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube, mettete mi piace alla nostra pagina Facebook e seguiteci su Instagram. Mi raccomando, attivate la campanella per non perdervi nemmeno uno dei nostri video. Ciao a tutti e alla prossima!